Guardate un po', ragazzi, mi è cresciuta l'ortica qua in terrazzo. Non l'ho piantata, tutto merito dei piccioni. Con i guanti, perché sennò ci vizzica. Stacchiamo l'ortica. Qua il nostro raccolto di ortiche, ringraziamo i piccioni che ce le hanno portate. Dopo aver raccolto e lavato in modo accurato le nostre foglie di ortiche, andremo a cuocerle. All'interno di una padella mettiamo un filo d'olio, uno spicchietto d'aglio e le ortiche. L'ortica si cuoce molto velocemente, non serve lessarla. Una volta che la mettete all'interno della padella, la salate, coprite con il coperchio e di tanto in tanto andate a dare una mescolatina. In questione di minuti sarà pronta. Intanto iniziamo a preparare l'impasto dei passatelli. All'interno di una ciotola mettiamo 3 uova e in seguito sbattiamo bene. Dopodiché aggiungiamo 2 bicchieri di pan grattato e un bicchiere meno 2 dita, cioè 3 quarti di un bicchiere, con del parmigiano. In seguito aggiungiamo l'ortica, che ha la stessa quantità del parmigiano, misurata sempre nel bicchiere, e impastiamo bene. Vi verrà fuori un impasto bellissimo come questo qua, guardate. Ora non ci resta che metterlo all'interno di uno schiacciapatate e preparare i nostri passatelli. I passatelli possono essere serviti in brodo, che è il modo classico, oppure come se fossero una pasta asciutta, insomma, con un sugo a voi gradito. Una volta che l'acqua bolle, acqua sempre salata, andremo a far cadere dentro i nostri passatelli in questo modo. È semplicissimo. Appena vengono su, sono pronti, li potete scolare e servire come più vi piace. In questo caso ho servito con un sughettino di latte e formaggio, veramente semplice. Se fate i passatelli in brodo, mi raccomando, cuoceteli direttamente nel brodo, che in questo modo prendono il sapore. E questo è il risultato. Qui a casa questi passatelli sono andati a ruba. Se li provate, lasciate un commento qua sotto con la vostra opinione oppure sul sito www.ricettadigabri.it. Grazie e ci rivediamo presto con un'altra ricetta. Ciao ciao!